Palla sera di Migni di Sassari, più cordiale, buonasera, vi giunge dalla voce di Davide Draghi sulle frequenze di Grissinbon Channel, seconda giornata di ritorno del campionato Lega Basket NBA. Poste mobili si affrontano, la Dinamo Sassari contro la Grissinbon Reggio Emilia. È una gara che ha tanti significati passati, presenti e chissà anche futuri per queste due squadra che hanno costruito con progetti basati sulla continuità, seppur con filosofie diverse, i loro successi, e lo hanno fatto in questi anni con togliendosi tantissime soddisfazioni. Insomma, la finale scudetto è solo uno dei tanti esempi, basti pensare alle partecipazioni alle coppe, alla vittoria in alcune coppe, come ad esempio la Euro Challenge della pallacanestro Gianni. Insomma, è una gara tra le due società che meglio hanno lavorato probabilmente nel corso degli ultimi anni in Serie A, e da sempre un sapore particolare, un palasport qua che ha ricordi dolci e amari ovviamente per la formazione reggiana, perché ovviamente sono arrivate le sconfitte nel corso della finale scudetto di 2 anni fa, ma è anche arrivata l'anno scorso una bellissima vittoria in gara 3 dei quarti di finale che ha fatto consumare tra virgolette la sua piccola vendetta a Reggio, che è andata così sul 3-0 giocando una delle migliori partite della sua storia, probabilmente della sua stagione, e conquistando così la semifinale scudetto. Quest'anno si torna in questo palasport dopo la gara d'andata vinta da Reggio in quel di Bologna contro Sassari, fu 86-80 il finale all'epoca. È una gara che adesso vede le squadre in un momento di forma completamente differente e anche in un organico completamente differente. Sassari sta vivendo il momento migliore della sua stagione, viene da 4 vittorie consecutive, 5 nelle ultime 6, mentre Reggio è in difficoltà, una Grissinbon che ha visto perdere le ultime 3 gare consecutive, dopo la vittoria contro Milano, sconfitta contro Pistoia, sconfitta contro Cremona, sconfitta contro Caserta, 3 sconfitte anche diverse, diciamo la verità, figlie indubbiamente di un calo di forma, di alcune prestazioni sottotono, ma anche ovviamente dei problemi di organico che non sono ancora del tutto risolti, anche se ci sono novità importanti questa sera su tutte le sorti di Jalen Reynolds, che parte dalla panchina, nuovo pivot della formazione reggiana, prende il posto di Delroy James, ma anche ovviamente il ritorno di Kaukenas dopo la partita d'esordio contro Cremona, e anche Medo della Valle con una partita in più sul groppone dopo il mese di pausa. Non ci sono invece Aradori e Gentile, questo lo sappiamo. Dall'altra parte Sassari, come detto, cambia molto rispetto all'andata, non c'è più Darius Johnson Odom, che è ancora, così come Olasini, a tutti gli effetti a referto, ma non utilizzabile, messo in tribuna, tesserato diciamo così, ma messo in tribuna, mentre Polonara segna i primi 2 della partita per far spazio a David Bell, che è una delle novità, e insieme a un cambio di rotazioni e di gerarchia all'interno della squadra, più importanza per esempio agli italiani, De Vecchio e Sacchetti, ha cambiato la stagione di Sassari, come ha detto, adesso vive un ottimo momento di forma. Reggio ha iniziato però con 2 stoppate consecutive di Riccardo Cervi, la prima contro Lessi, la seconda contro Bell. Cervi in campo insieme a Polonara, Strautins, Nida, Me della Valle, nei 5 confermati da Max Manetti. Rispetto comunque alle ultime uscite, Polonara attacca, va su fino in fondo, perde pallone, lo riconquista, sbaglia da sotto 2 volte, poi la palla viene conquistata da Bell, che invece è in campo insieme a De Vecchi, Lesi, Lideca e Sacchetti per quel che riguarda la formazione di coach Pasquini. Proprio De Vecchi ad attaccare, fuori per Sacchetti che attacca Della Valle, che commette fallo, primo fallo della partita. Dicevamo, una Sassari in grande forma, in grande fiducia, che ha anche sconfitto Partizan nel corso dell'ultimo turno di Champions League, FIBA Champions League, andando a conquistare così il passaggio del turno, e come detto è alla terza partita di una settimana, ma è anche cavalcando una striscia aperta notevole in campionato così come in Coppa. Bell, 1 secondo per linea esterna, tiro da 3 allo scadere dei 24, sbagliato, rimbalzo d'attacco conquistato in movimento da De Vecchi, poi il fallo è di Derek Needham che commette così il primo fallo della sua partita, secondo di squadra per la Grissinbon. Non abbiamo ancora detto gli arbitri del confronto di questa sera, sono Seghetti, Loguzzo e Paglialunga, i 3 fischietti. La rimessa affidata proprio da Dino Seghetti nelle mani di Jack De Vecchi, capitano della Banco di Sardegna.
contro lui Strautins, classe 98 da Pagan Stregiana, che resta in quintetto come nel corso delle ultime due uscite. Lacy, Piccaroli in arrivo con Lideka, passaporte Needham senza fallo sotto per Lideka, e Cervi dice 3 nel conto delle sue stoppate, sono 3 su 4 azioni, niente male l'inizio di Riccardo Cervi, devastante lì sotto a livello difensivo, ha fatto già fatto vedere ottime cose, così come le aveva fatte vedere nel match contro Caserta, chiuso con 14 punti e 15 rimbalzi. Qua Lacy però su un errore della difesa reggiana che non cambia sul blocco va a segnare fin troppo facilmente i primi due della partita di Sassari, dopo 2 minuti 2 pari conto dei punti con Della Valle a gestire il possesso, su di lui lo specialista difensivo per eccellenza della Banco di Sardegna, cioè Jack De Vecchi. Vediamo se Amedeo riesce a difendersi bene contro lui, qua da una bellissima palla Riccardo Cervi che va a positare altri 2 punti, Reggio va al ferro in questo inizio di partita, lo fa bene prima con Polonare e poi con Cervi, considerando anche che Achille si è mangiato anche 2 canestri, che di solito segna con discreta tranquillità. Doppie uscite per Sassari, lei si cerca ma non trova Bell che viene anticipato, allora va da De Vecchi, 8 secondi, ecco Sacchetti che inizia a pospasso contro Polonara da molto lontano, lo attacca, si separa, va su, sbaglia Cervi, prende rimbalzo, controlla con calma e poi va dal suo play Derek Nida, molto bene comunque Reggio difensivamente a copertura del tabellone in questo inizio di partita. Nidam con calma adesso, Piccherò centrale con Cervi, gioca 2 volte sul blocco Nidam, ancora Nidam, ferma il paletto, va da Polonara, 6 secondi per Della Valle che dovrà forzare, attacca la linea di fondo, si separa e subisce il fallo da parte di De Vecchi, primo fallo anche della partita di Sassari con il capitano De Vecchi, come detto in missione speciale su Amedeo Della Valle. Reggio con la circolazione di palla, con la fluidità offensiva, con il ritmo che è mancato un po' nelle ultime gare, deve ricercare di trovare questa fiducia offensiva, questo fluido offensivo, flusso offensivo che ha fatto bene anche tantissimo la prima parte di stagione e che fa bene anche alla difesa soprattutto. Esce dai blocchi Della Valle, finta il tiro contro Cervi che gli porta il blocco, ancora De Vecchi su di lui, 6 secondi, Della Valle linea di fondo, alza la parabola, sbaglia l'appoggio su una buona difesa di Sassari, allora lei si in transizione, si accoppia con lui in emergenza Polonara, lei si attacca con un pick and roll con Lideka, cambia accettato da Cervi, 15 secondi, lei si lo proverà ad attaccare, poi perde palla, la riconquista con un rimpallo, va in angolo dove c'è De Vecchi che sbaglia il tiro, tra la palla gli ricapita in mano, nuovo possesso, in questo caso un po' fortunoso anche per Sassari, mancano 8 secondi però Lacy, Piccarola ancora con Lideka, altro cambio accettato da Cervi, 5 secondi, Lacy attacca, va fino in fondo, finta, molto bravo Cervi a stare con lui, poi Bell da 3, sbaglia questa volta, la palla di Nida, ma altra buona difesa reggiana con Cervi, grande protagonista. Della Valle attacca la difesa prima che si schieri, si ferma, va su, viene stoppato, va un po' andando a forzare Amedeo che poi rischia il secondo fallo personale, non glielo fischiano gli arbitri, meglio così per Reggio. Allora Bell con calma contro Nidam, perde il pallone e la palla resta nelle mani, torna per meglio dire nelle mani reggiane, bene così per Grissinbon che erano 2 tiri ben contestati, ovviamente è la difesa sul tiro da 3 punti di Sassari sarà una delle chiavi di questa partita, perché nelle ultime 3 giornate Sassari è la formazione che tira meglio o quasi tutta la Serie A da 3 punti, tirando col 48% nelle ultime 3 giornate, una percentuale stellare, ma in generale in casa col 42%, è la prima di tutta la Serie A, pur giocando a ritmo se vogliamo un po' più basso rispetto all'era di Sacchetti, la percentuale da 3, la grande pericolosità da 3 punti è rimasta un must della formazione. Ora di Pasquini, Polonara libero da 3, sbaglia, peccato, era un buon tiro, rimbalzo di Sacchetti, 4-2 il punteggio in favore della formazione reggiana, ma si segna davvero poco in questo inizio, dopo 4 minuti e 20 secondi solo 3 canestri dal campo, 2 parti di Reggio e 1 parte di Sassari. Lacy prende il tiro dalla media, segna questa volta, è lui a segnare tutti e 4 punti di Sassari fino a questo momento e impattare nuovamente la gara. Finta riconsegnato per Strautins, poi si va da Della Valle che arriva al ferro, sotto per Cervi che riceve profondo contro Lideka che da dietro questa volta lo stoppa. Cervi ha fatto saltare il piccolo, però c'era Lideka dietro, non poteva accorgersene ovviamente e si è beccato la stoppata, però Cervi si riscatta con un buon rimbalzo dall'altra parte su un errore da 3 forzato, in questo caso da Trevor Lacy, un buon tiro sacchettiano questo per fare appunto un paragone con la precedente guida tecnica che tanto ben conosciamo di Sassari, ecco un giocatore che Sacchetti sicuramente vorrebbe nella sua squadra, a mezzo Della Valle che mette i primi 3 della sua partita,
in modalità attacco. Amedeo in questo inizio voleva a tutti i costi mettersi in partita, trovate il primo canestro della sua gara, 7-4, 4-40 a giocare nel termine del primo quarto, molto lontano, bel da canestro sul pressing di Nina, un pick and roll con Lideka che poi riceve, da lì non è pericoloso, allora deve andare da Sacchetti, pick and roll con Cervi che aiuta, lacrima di Sacchetti, difficile sbagliata, rimbalzo di Strautins che è un ottimo rimbalzista a dispetto dell'età e del ruolo, Needham da tre in transizione, bomba anche di Needham che sta tirando malissimo da tre punti nel corso delle ultime tre partite, il 10% da tre per lui, questa è una bomba molto importante che dimostra anche il carattere di questo ragazzo che di sicuro non smette di prendersi le sue responsabilità nonostante magari il momento non sia di forma elevatissimo. Lideka da sotto con l'aiuto di Cervi segna lo stesso, Tau Lideka, primi due di uno che non sia Lacy in casa Dinamo, 10-6 però il vantaggio Reggio, più 4 con Cervi che aspetta e vuole Amedeo della Valle, piccarò centrale ancora con Riccardo, Amedeo fa saltare il suo uomo, poi va da Polonara che torna della Valle, 10 secondi, altro piccarò con Cervi, della Valle finta di andare a sinistra, poi attacca, ferma il palleggio, va da Needham che prende un altro tiro da 3 sugli scarichi, 2 su 2 per Derek Needham, lo abbiamo detto, di sicuro non smetterà di tirare, di sicuro non smetterà di credere in se stesso Needham, ottima risposta alle percentuali delle ultime partite da parte di Needham con queste due bombe consecutive che portano Reggio avanti già sul più 7, al massimo vantaggio 13-6, De Vecchi esce dai blocchi, ferma il palleggio, va in post basso da Lideka, gli tocca il pallone a Cervi, 6 secondi, Lideka va da Bell, troppo libero questa volta Bell, il suo tiro questo, se ce n'è uno questa volta, la difesa reggiana qualche responsabilità ce l'ha. Primi tre del play che ha cambiato la stagione di Sassari e da quando è arrivato lui 6 partite che Sassari ne ha perso solo una in campionato e di sicuro c'è lo zampino dell'ex fallo intanto di De Vecchi, secondo della sua partita dell'ex Phoenix Hagen che è andato via dalla squadra tedesca dove giocava già da tanti anni per via del fallimento societario a tutti gli effetti, ma qua Sassari si è subito ambientato molto molto bene, un play diverso da Darius Johnson Odom che sta però impattando meglio la stagione e soprattutto sta facendo giocare meglio anche Stipcevic perché può giocare da guardia, Stipcevic da play, nell'ultima partita sta giocando molto molto bene, 11,5 punti di media ad esempio per Rok Stipcevic col 62% da tre punti nelle ultime 6 partite giocate, percentuali davvero irreali, è entrato proprio lui insieme a Carter per Sassari, è entrato Kaukenas al posto di Della Valle tenendo in campo quindi Strautins, Max Manetti per quel che riguarda la pallacanestro reggiana. Vediamo che problema c'è, ancora non si può riprendere a giocare perché Loguzzo va a dir qualcosa ai giocatori, vediamo se c'è un problema con l'instant replay, esatto, si va a vedere con l'instant replay se il tiro precedente di Bell fosse da 2 o da 3, credo sia questo il motivo per cui Dino Seghetti è lì alla postazione instant replay già da alcuni istanti, anzi quasi da un minuto a dire la verità. Una partita importante anche per la classifica, si gioca il quarto posto in classifica considerando che Capodorlando ha vinto, ha raggiunto Reggio per adesso ovviamente, ma non ha ancora superata Reggio perché ha in virtù dello scontro detto a favore della Grissinbonne c'erano Caserta e Brescia che avrebbero potuto raggiungerla ma hanno entrambe perso e quindi è proprio una sfida diretta tra Grissinbonne e Sassari per giocarsi il quarto posto in classifica che non conta nulla ad oggi ovviamente, ma Sassari vede lì la possibilità di superare Reggio e quindi qualche stimolo in più ovviamente c'è. Si ricomincia, Derek Needham, piccherò centrale con Riccardo Cervi, sale Kaukenas per toccare il primo pallone sulla partita, va Ricciolo sotto subito da Cervi che va a schiacciare. Bella palla di Rimas e bravo Riccardo a farsi trovare pronto. Stipcevic ovviamente ha completamente discorsi prima, Sassari supererà Reggio, ma c'è anche il discorso mentre Carter segna i primi tre della partita. Dello doppio confronto poi da valutare ovviamente non in ottica attuale perché due squadre sono pari in classifica ma in ottica futura, Reggio parte da un più 6 e quindi bisognerà guardare anche quello ovviamente in virtù del risultato del match. Cervi prende tiro dalla media
lo sbaglia forse un metro dietro la sua mattonella, 15-12 con Stipcevic che attacca, non ferma il palleggio, va sotto Dalideka che va ad appoggiare con il fallo di Riccardo Cervi che tocca la mano del lungo lituano della formazione sassarese con un intervento un po' in ritardo. Andiamo a rivedere qua, provato lo stesso andare a stoppare Cervi, si è protetto col braccio sinistro Lideka con grande esperienza e non ha così avuto difficoltà a segnare, con anche il fallo di Cervi che qua è stato un po' ingenuo, però è un buon inizio di partita quello di Riccardo Cervi fino a questo momento, 4 punti e 4 rimbalzi e 3 stoppate in 8 minuti, insomma non tanto di più non gli si può chiedere. Ecco l'aggiuntivo per Taulideka, l'ex Pesaro che come vedete non ha una grande mano dalla lunetta e neanche una grande tecnica. È entrato De Nicolao in cabina di regia per Reggio mentre c'è un altro fallo, questa volta è di Carter su Arthur Strautins, terzo fallo di squadra. C'è anche l'esordio di Jalen Reynolds in casa Grissin Bon, prende il posto di Riccardo Cervi. Jalen Reynolds preso da Recanati in Rega 2 dove era il migliore come valutazione di tutta la Lega 2, di tutta la Serie A 2 per meglio dire, per essere più corretti. 18 punti, 12 rimbalzi, 62% da 2 punti il suo fatturato a Recanati. Vediamo che impatto avrà qua a Reggio, siamo ovviamente molto curiosi. Kaukenas sbaglia il primo tiro della sua partita, rimbalzo conquistato da Stipcevic, è entrato anche la Walla. A proposito di giocatori atletici e saltatori, sarà una bella sfida tra i due. Savanovic per linea esterna, anche lui ha fatto il suo esordio in campo. Stipcevic penetra, fallo di De Nicolao che manda così in bonus la formazione reggiana, il quarto di squadra, 1.43 al termine del primo quarto, è comunque un buon momento per andare in bonus per Reggio. Ancora un fallo da spendere invece la formazione di Sassari prima di arrivare al bonus. Rimessa Savanovic, prova a giocare in post contro Polonara, raddoppio di Kaukenas, lasciato liberissimo da Ercole da 3 punti, segna. Primi 3 della partita di Ercole che è un altro di quei giocatori che sta beneficiando del momento, 50% a 3 nelle ultime 6 partite per lui, sorpasso allora di Sassari, 17-15, fa un raddoppio di Kaukenas dal lato forte che non ha visto gli altri ruotare. Ovviamente non sappiamo quale sia la scelta difensiva di coach Menetti, ma di sicuro qualcosa non è funzionato. 3 secondi di Nicolao di tirare da 3, lo scadere di 24, sbaglia, fallo in attacco e di Reynolds a rimbalzo, spingendo la Valle dentro, anche Bonaccini per Strautins in casa Grissimone, la Valle va direttamente in lunetta per via del fallo di Reynolds prima della sua partita, col bonus già speso. Avrà altri 2 tiri liberi. Reggio si è un attimo fermata dopo l'ottimo inizio, ma è ancora lì in partita, complice anche qualche errore dalla lunetta di Sassari. 2 in fila, uno di Lideka e uno di Laval, in questo caso ne avrà un altro a disposizione Gani Laval. Fa 1-2 il pivot nigeriano, di origine nigeriana, di Sassari, arrivato a stagione in corso da Cantù. Esce De Nicolao, sale Bonaccini, blocchi per Kaukenas che riceve, piccherò con Polonara, palla brutta di Kaukenas che arriva a Bonaccini in un qualche modo. 6 secondi, 5 secondi, ancora De Nicolao, dovrà forzare, scivola, cade, perde il pallone, lo riconquista, ma ormai è troppo tardi, infrazione di 24 secondi della Grissin Bonne che qui attacca un po' battuto in testa nelle ultime circostanze, ma insomma è salita anche di colpi la difesa di Sassari. 18-15 il punteggio, 3 di vantaggio per la Dinamo e palla in mano, 44 secondi a giocare al termine di questo quarto. Qua De Nicola è scivolato anche lì nella zona degli adesivi che ben conosciamo essere fatale spesso e volentieri per i giocatori. Stipcevic per Ercole, per linee esterne si cerca Savanovic in post basso, anticipa bene Polonara in questo caso, non gli dà la ricezione, riceve ora Savanovic, è lontano da canestro, pian piano fronteggia, stavolta il raddoppio non arriva, allora Savanovic va in uno contro uno contro Polonara che difende molto molto bene, tiro difficile sbagliato, lotta Reynolds, conquista su Lavalle, poi i due si attaccano anche un po'. Devo pensare però a giocare a Reggio ovviamente con soprattutto a sbloccare il canestro in questi ultimi possessi del quarto, e invece De Nicolao ne perde un'altra, recuperata proprio da Savanovic, gliela recupera De Nicolao che poi vede Polonara da solo a inchiodare la schiacciata proprio allo scadere,
del primo quarto di gara. Bravo De Nicolao a rifarsi dall'errore, sempre molto importante restare sul pezzo per quel che riguarda i Reggiani, non farsi demoralizzare da un paio di errori in fila, cosa che è successo invece nelle ultime gare. In questo caso Reggio l'ha fatto ed è meno uno dopo i primi 10 minuti, 18-17. Noi ci fermiamo per il primo break. Secondo quarto in arrivo da Sassari, Reggio sotto di una lunghezza, 18-17, dopo essere stato avanti anche 13-6 nel corso del primo parziale. Il massimo vantaggio della formazione reggiana, poi bel contro break di Sassari con le seconde linee di Reggio che non hanno impattato bene come le prime, ma poi hanno reagito nel finale tornando con, nonostante qualche palla persa, con il canestro del meno uno di Achille Polonara, unico a non essere ancora uscito in casa pallacanestro reggiana, in campo con Reynolds, Cauchenas, Bonaccini e De Nicolao. Polonara stesso va da Cauchenas che attacca con il pick and roll con Reynolds, giocano a due, poi Cauchenas ha un varco, sbaglia anche la schiacciata Reynolds, prende rimbalzo però e segna i primi due della sua avventura reggiana. Allora benvenuto a Jalen Reynolds con la sua caratteristica principale, cioè rimbalzi d'attacco in generale, la potenza e la verticalità lì sotto le plance. Pick and roll da tre, Carter sbaglia, altro rimbalzo di Reynolds, questa volta difensivo. Buonaccini con calma va da De Nicolao che cerca e trova subito Rimas Cauchenas, sale Reynolds per ribaltare il lato. Bel backdoor di De Nicolao, facile al ferro, gran palla di Reynolds, insospettabile anche come passatore, ma qua dimostra ottimi fondamentali e bravissimo De Nicolao. 21-18, bel break di Reggio in questo inizio di secondo quarto. Attenzione a Stipcevic fuori per D'Ercole, su di lui Bonaccini, si attende Savanovic in post basso, ancora una volta Polonara anticipa bene, allora 5 secondi e D'Ercole deve forzare, c'è un fallo però difensivo di Bonaccini. Primo fallo del classe 99 della pallacanestro reggiana, che avanti di 3 sul 21-18. Peccato perché mancavano 3 secondi per l'attacco di Sassari, che qua vuole andare da Savanovic direttamente alla rimessa. Ancora una volta Polonara anticipa bene, allora si va da Stipcevic, il tiro da 3 è forzato, è sbagliato, però Stipcevic prende anche rimbalzo, poi esperienza nel buttare la palla contro Cauchenas che garantisce un altro possesso alla formazione di Sassari, che con i rimbalzi d'attacco è già questo il quarto della partita. Sta facendo un po' penare la Griffin Bone, che dal canto suo però per adesso sta comunque reggendo l'urto. 3 rimbalzi in attacco e 12 totali, comunque anche Reggio sta facendo il suo, se non altro restituisce pan per focaccia. Stipcevic pick and roll con Laval, poi la palla sotto per lo stesso Laval che va a schiacciare. Primo canestro al campo per Laval dopo il libero. Reynolds prende il tiro dalla media, sbaglia, rimbalzo conquistato da Savanovic che si ferma, va da Stipcevic che con calma attacca, ribalta il lato per Carter, bella uscita di Bonaccini, torna da Laval, tiro dalla media difficile e sbagliato come quello di Reynolds, come questo di Laval, un po' fuori forse al seminato di due giocatori che hanno grandi doti atletiche, ma ovviamente non hanno nel tiro lì dalla media una delle sue qualità principali. De Nicolao sotto per Reynolds contro la valle e sbaglia, rimbalza in attacco dello stesso Reynolds che va su e segna un altro canestro a rimbalzo con un po' di fortuna, però attenzione perché questo è un impatto comunque importante di Reynolds che ha già 5 rimbalzi di cui 3 in attacco e 4 punti. Fuori Cauchenas, torna a metà della valle, positivo l'impatto di Reynolds e ci fa molto piacere questo, ovviamente è solo primissimi exit poll di quella che speriamo sia una proficua avventura del lungo extra canati in bianco-rosso. Stipcevic piccherol con Laval, attacca Stipcevic, non ferma il palleggio, bravo su di lui De Nicolao, torna fuori Stipcevic, 8 secondi, linea di fondo, stoppata di Reynolds, regolare, poi Laval va su e commette, no, subisce fallo, fallo dello stesso Reynolds che purtroppo commette il suo secondo personale perché qua aveva salvato un canestro praticamente già realizzato con la grande stoppata. Poi vediamo su Laval se ha avuto posizione difensiva o no, passato il braccio, quello è l'errore da non fare perché difficilmente l'attacco non viene premiato in quel caso quando gli arbitri vedono quel movimento indipendentemente che ci sia il contatto o no.
10 secondi più 3 retto, 23-20. Stipcevic in tropicarol con la Valle, che stavolta giusta un po' dopo. Stipcevic ferma il palleggio, prende il tiro dalla media, è sbagliato, però lei si è da solo a rimbalzo, sbaglia ancora, bravo Reynolds a volare in testa la Valle, prendere un altro rimbalzo. Transizione Polonara, ribalta il lato per Della Valle che è libero dopo il blocco per prendersi il tiro da tre punti segnato da Medeo Della Valle, 2 su 2 da 3 per Della Valle negli ultimi tentativi, più 6 Reggio, 26-20, e timeout chiesto da Sassari. 6 punti con 2 su 2 da 3 per Della Valle, 0 su 2 da 2 fino adesso, però in generale Reggio sta tirando bene da 3 punti, poco, e questo non è un brutto segnale, anzi, perché forse Reggio nelle ultime partite ha un po' abusato del tiro da 3 punti. E in generale quella che abbiamo visto fino adesso in questi primi 13 minuti è una Griffin Bond, mi sembra, diciamo, migliore di quella delle ultime due uscite, anche se ovviamente anche paragonare la partita di Cremona con quella di Caserta sarebbe sbagliato, perché se con Cremona si è trattato proprio di una vera e propria partita ovviamente impattata male dall'inizio alla fine, la penna dei biancorossi che non sono mai veramente entrati in partita, contro Caserta invece c'è stata una gara equilibrata a tutti gli effetti, supplementare nella risposta ovviamente, e quindi già lì Reggio ha fatto un passo in avanti. Vediamo se stasera dà seguito a questo passo in avanti facendo un altro nella gara di questa serie, in un paraspot comunque ovviamente insidiosissimo e difficilissimo da violare. Sono tornati in campo le squadre, tornato Lideka per Sassari, mentre fa il suo esordio Lesic per Polonara, che come detto non si era ancora riposato. Lideka contro Reynolds, deve stare attento Jalen perché ha due falli, Lideka lo prova ad attaccare subito, poi va sotto da Lacy, che da lì sotto non è la prima volta che fa male un po' ai biancorossi con queste conclusioni a un palmo dal bersaglio. Reynolds commette infrazione di doppio palleggio, questa volta una palla persa in Genoa. È chiaro che qua abbiamo visto un po' tutto il bello e il brutto di Jalen Reynolds, che ha ovviamente grandissime potenzialità, che ha già fatto vedere da una parte, dall'altro paga l'inesperienza di un rookie che ha le primissime esperienze nel campionato italiano, anzi nella massima serie, la prima partita in assoluto. Lideka per linee esterne, D'Ercole sotto per Lideka, questa è una palla sbagliata completamente, qua ha esitato Lorenzo D'Ercole, Reggio non paga dazio e anzi riconquista il pallone. Adesso Reggio con due lunghi, diciamo, di stazza maggiore, non Lesic e Cervi insieme con Reynolds, però comunque con due lunghi veri. Vediamo Lesic che si apre, vuole sotto Reynolds che riceve in post contro Lideka, va fuori da Della Valle, bene, va a saltare la difesa, poi Lesic cerca l'extra pass per Bonaccini, invece una palla persa qua, peccato perché Reggio aveva attaccato bene, Sava ha un po' buttato via quello che aveva costruito fino adesso la Griffin Bond. Per linea esterna Savanovic, va da Lacy, Picarol, Reggio prova a cambiare, Lacy si adegua, ecco Savanovic che è pericoloso anche da lì, Lesic lo sa, gli mette la mano, sbaglia, tocca Lideka, rimbalza in attacco conquistato a Sassari, nuovo possesso con Stipcevic con calma, Lega per D'Ercole, insegue Della Valle, 4 secondi, ha fatto poco, raddoppio su D'Ercole, buona idea, 2 secondi, 1 secondo, Savanovic sbaglia, la palla è di De Nicolao, bravo a buttarsi su questo pallone vagante, poi sotto Lesic c'è da sole, va a segnare, 2 punti in contropiede. Reggio riesce anche un po' a correre, questo è positivo, 28-22, nuovo più 6 con i primi due di Sava Lesic che era davanti a tutti. Lacy, ecco Savanovic in post basso contro Lesic, quando in campo Savanovic viene cercatissimo, un po' come Lavrinovic l'anno scorso con Reggio, anche se è un ruolo diverso, la classe non è anche abbastanza paragonabile, perché Savanovic è un maestro e lo dimostra in questa azione dove oggettivamente segna col fallo di Lesic, che c'è assolutamente. Primo fallo per Lesic, avrà un aggiuntivo anche Dusko Savanovic che ha segnato i primi due della sua partita, ne avrà un altro a disposizione, mentre è tornato in campo Needham per Bonaccini, quindi va col doppio play e Della Valle insieme in campo. La Griffin Bond, Savanovic segna il terzo punto consecutivo e completa il gioco da tre punti. Vediamo la zona,
direi di Sassari col doppio play. Needham prova a bucarla col tiro da tre punti, sbagliato, rimbalzo di Stipcevic, forse un po' affrettato questo tiro, però ricordiamoci che Needham veniva da un 2-2. Stipcevic in transizione, palla per Savanovic che attacca la linea di fondo e va a commettere fallo in attacco proprio su Savalesic, e comunque Needham aveva recuperato palla, quindi se non altro si riscatta Lesic. Torna il turno di Riccardo Cervi per un Reynolds che, al di là, come detto, di qualche ingenuità, comunque ha catturato 6 rimbalzi in 8 minuti, segnando anche 4 punti, e non ci è dispiaciuto come impatto assolutamente, e tanto bene aveva fatto Cervi, e quindi Reggio può permettersi di far riposare il suo pivot per qualche minuto, e vediamo come torna in campo Riccardo, sempre con questa zona matchup di Sassari molto adattata, che ha messo in difficoltà in generale, parlo della difesa zona, Reggio nelle ultime partite. Vediamo se riesce a sbloccarla subito. Beh, l'uomo giusto si chiama Amedeo Della Valle, bomba per lui, 3 su 3 da 3, 9 per Amedeo e più 6 ancora per la Griffin Bond. 21-25, 4 minuti e 12 al termine del secondo quarto di gara. Reggio tiene botta, anzi è lì avanti, peccato perché Seghetti pesca in fallo Needham, secondo personale lontano dalla palla, e un po' perché secondo di Needham, un po' perché avvicina ancora molto presto nel quarto al bonus Reggio, è un, visto che adesso Reggio entra in bonus col quarto fallo e dalla prossima sarà un tiro libero, è un fallo oggettivamente mal speso questo da Needham. Lacy pick and roll con Lideka, bravo Riccardo Cervi a contenere, si ribalta il lato da Belle che perde il pallone, Needham in contropiede fino in fondo a segnare l'ottavo punto della sua partita. Reggio regge soprattutto con la difesa e con i rimbalzi, al di là dei recuperi sta facendo buona guardia del suo tabellone. È vero, ha concesso qualche rimbalzo in attacco a Sassari, ma decisamente sembra più solida lì sotto rispetto alle ultime uscite, e merito in generale del lavoro di tutta la squadra, sarebbe sbagliato attribuirlo solo ai lunghi. Ovviamente puoi avere Cervi, fa sempre molto comodo un Cervi che qua lotta con l'idea, che in un qualche modo riesce a dare il rimbalzo nelle mani di Needham, che va con calma, più 8 palle in mano per Reggio, attenzione, è un momento importante già per provare a fare un break. Needham si ferma, va da Cervi che riconsegna per Derek, 10 secondi, Needham circunnaviga l'area, vada da Nicolao, 6 secondi, palla per Cervi, Lesic deve tirare da 3 allo scadere dei 24, sbaglia, peccato perché Reggio qua non ha attaccato forse con grande intensità fin dal primo secondo e l'ha un po' pagata. Bell dall'altra parte, subito per Savanovic, tiro da 2 segnato da Dusko Savanovic, quinto punto per lui, 27-33, e ancora Reggio contro la difesa che è tornata subito a uomo per Pasquini. De Nicolao sale sul blocco verticale di Lesic, poi va da Cervi che torna da Sava, ecco ancora De Nicolao, piccherò laterale questa volta tra i due, step back di De Nicolao, palleggia adesso, tiro sbagliato, poi c'è un fallo di Savanovic a rimbalzo su Lesic che è volato via, secondo fallo di Dusko Savanovic. Abbiamo visto De Nicolao prendersi qualche tiro, ne ha segnati 2 fino adesso in penetrazione, ne ha sbagliati alcuni, però è il miglior realizzatore nelle ultime 3 partite, quelle giocate in grande emergenza da parte della Griffin Bond, e lui il miglior realizzatore della squadra con 11,7 di media, quindi insomma indubbiamente è un giocatore in fiducia in questo momento ed è giusto che si prenda questi tiri. 33-27, torna in campo Sacchetti da una parte, Kaukinas dall'altra, Savanovic e Needham, i due che vanno in panchina. Della Valle esce a ricciolo sotto per Cervi, gran palla questa, poi Lideka stoppa con il fallo, 2 liberi per Riccardo Cervi, non so se la stoppata fosse o meno una stoppata regolare o no, perché siamo dalla parte opposta del tabellone, quello che so è che però questa palla di Amedeo Della Valle è una palla 5 stelle extra lusso per tempi, che una palla così Cervi va a nozze ovviamente. Cervi che sbaglia il primo libero, ne ha un altro a disposizione, 65 come ricorda la grafica per lui in stagione dalla lunetta. Il secondo è realizzato, quinto per Riccardo, 34-27 Reggio, 2-15 al termine del primo tempo di gara. C'è Kaukenas a marcare Belle mentre De Nicolò va su Stipcevic, che Sassari gioca come detto tanto col doppio play in campo.
due giocatori comunque entrambi pericolosi in attacco, sia Stipcevic che Bell. Ecco qua Stipcevic a prendersi un tiro forzato contro Cervi, che commette fallo, un fallo che, visto in presa diretta, sinceramente non sembrava così netto, o perlomeno sembrava più Stipcevic aver cercato il contatto rispetto a Cervi. Lo vediamo anche da replay, qualche dubbio sinceramente mi rimane, perché Riccardo era fermo col cilindro con le braccia protese e Stipcevic gli è andato contro. Credo sia anche questo il motivo per cui Menetti sta protestando con Dino Seghetti. Comunque due liberi per Stipcevic, esperto in questo caso, diamogli anche adito di essere stato bravo a far vedere il contatto, e ovviamente gli arbitri non sono degli automi e ogni tanto possono anche essere tratti leggermente in inganno. E anche un ottimo tiratore di liberi Stipcevic, ovviamente fa 2 su 2. Poi cambi, fuori Lideka e fuori lo torna in campo Laval, Lacy, Sacchetti, Bell e Stipcevic, gli altri completare il quintetto. Attenzione perché per Cervi il secondo fallo, così come su due quelli di Reynolds, quindi i lungheriggiani devono stare attenti. Kaukenas attacca Stipcevic, 6 secondi, blocco di Cervi, fermo il palleggio Rimas, va da Lesic, della Valle deve tirare da metà campo, bomba! Ah però, Amedeo della Valle, da dove ha tirato? Da casa sua, non lo so, la prospettiva mi ingannava perché sono dietro il canestro opposto, però sono 4 su 4 a 3, 12 per Amedeo della Valle. Aspetto il replay per capire da quanti metri era questa bomba, perché mi sembravano tanti oggettivamente. Un po' zittito il pubblico di Sassari da queste bombe della Valle, però insomma le capacità balistiche di Amedeo sono note anche qua in Sardegna, dove giocò per esempio una partita fantastica in gara 6 di finale scudetto 2 anni fa, che lo proiettò forse definitivamente sulla grande mappa dell'altissimo livello italiano, anche se purtroppo non bastò per Reggio per portare a casa la vittoria. In ogni caso Reggio cavalca un 6 su 9 da 3 punti, che è un'ottima percentuale, nonostante non stia tirando così bene a 2, 9 su 20, meno del 50%. Al contrario, Sassari sta tirando male da 3, 3 su 11, un po' meglio da 2, che è intorno al 50% con il 9 su 19. È chiaro che sono cifre parziali, però danno un andamento della gara. Come detto, Reggio, se vogliamo, tira un po' meno da 3 fino adesso, ma meglio, e questo è ovviamente un sentore positivo. Più 8 per i biancorossi con la rimessa contro il pressing alzato sempre da Reggio quando possibile, con Kaukenas su Bell. Subito Lacy riconsegna il suo playmaker statunitense, che va ancora da Lacy, che alza per la Valle, che va a sbagliare andandosi a coordinare male su questo alley-oop alzato molto bene. Poi Sacchetti commette subito fallo su Lesic, quarto di squadra per Sassari, che va anch'essa in bonus. Reggio c'era già da un po', come detto, quindi in quest'ultimo minuto e 15, quando subiranno fallo entrambe le squadre, andranno in lunetta con tiri liberi, essendo entrambe nel bonus. 37 a 29, Cervi esce, riceve De Nicolao, blocchi per liberare della Valle, Kaukenas, altro fallo, ho preso anche una botta Amedeo, il fallo di Stipcevic, credo, vediamo chi viene dato, no, Laval, nessuno protesta in questo caso, credo che il fallo di Laval sia netto. Primo fallo di Gani Laval e tiri liberi per Amedeo della Valle. Sono 13 sui punti e primo canestro non da 3 di della Valle. Tornerà Polonara la prossima opportunità per Reggio. Vediamo se prende il posto di Lesic oppure se Menetti abbassa il quintetto in quest'ultimo minuto e 10. 2 su 2 per Amedeo, 14 punti nel suo fantastico primo tempo fino ad ora. Fuori Cervi, dentro Polonara. Avevo letto bene la mossa di Menetti, che va contro un quintetto con Sacchetti da numero 4 in quest'ultimo minuto e 10. Più piccolo perché? Perché hanno due falli sia Reynolds che Cervi, evidentemente con Reggio in bonus non vuole far commettere il terzo fallo uno dei due. Stipcevic subito attacca il ferro, ribalta fuori per Sacchetti, che attacca il recupero, va da Lacy da 3 punti, segna Lacy, brava Sassari qua, niente da dire. Tutto partito dalla buona penetrazione di Stipcevic, ma poi ovviamente ci sono anche gli avversari, hanno mosso la palla molto bene, hanno creato vantaggio e
sono meritati tra virgolette questo canestro. Della Valle proprio contro Stipcevic, si palleggia su un piede, deve tornare fuori da Polonara, 10 secondi, torna da Medeo, attenzione perché è caldo, Della Valle va sotto da Polonara, Stipcevic la riconquista ma pestando la linea di fondo. Restano 5 secondi per l'attacco reggiano in emergenza, qua hanno un po' pasticciato Polonara e Della Valle, se vediamo se Menetti chiama timeout e così. Giusto così Max può giocarsi il timeout per disegnare questa rimessa con 5 secondi, visto che poi ne restano 33, aveva un timeout da giocarsi alla fine del quarto e quindi scelta direi saggia di Max Menetti. A 32 il punteggio, in doppia cifra c'è solo Della Valle con 12 punti, con 14 punti segnati fino a questo momento. Dall'altra parte 9 per Lacy con la bomba che ha riportato lì a meno 7 la Dinamo, una Dinamo che nonostante tutto sommato si stia giocando credo la partita al ritmo che vuole Reggio fino a questo momento, sta tenendo botta. D'altronde davanti al pubblico amico non può che essere così, con comunque un primo tempo direi disciplinato da entrambe le squadre. Reggio è stata premiata un po' di più dalle percentuali di tiro, ma credo abbia preso tiri anche di qualità superiore sinceramente. Però 11 assist Sassari, 9 Reggio, solo 4 persa Reggio, 5 basta Sassari, sono ottimi numeri oggettivamente, considerando anche che l'intensità difensiva di entrambe le squadre è stata ottima. Quindi credo che stia assistendo a una partita dove entrambe le squadre stanno giocando bene, per farla molto semplice. Esce Della Valle dai blocchi, prende il tiro da 3 punti, ecco, le squadre stanno giocando bene, poi ce n'è uno che sta giocando meglio di tutti, si chiama Amedeo Della Valle, 17 per Amedeo, 42-32 più 10 Reggio, massimo vantaggio. Mamma mia che canestro Della Valle, gli ultimi due sono da Cineteca. Poi parliamo della qualità dei tiri, intanto la Valle va a sbagliare, però prende rimbalzo contro Slesic, qua fa valere i muscoli. 5 secondi, 4 secondi, vediamo se Amedeo prende anche questo, va fino in fondo, si separa, prende tiro da 2 punti, cortissimo questa volta. Allora finisce così, 34-42 Reggio avanti di 8, dicevamo, parliamo tanto di buona qualità dei tiri o meno, però poi alla fine quando hai Amedeo Della Valle che ti inventa due canestri così, c'è qualità dei singoli più che di qualità dei tiri. In questo caso Amedeo l'ha fatta vedere tutta, un primo tempo a 17 punti per lui, più 8 Reggio, 42-34, un ottimo primo tempo per la Grissimo, ma c'è ancora tantissima strada da fare, noi ne riparleremo dopo il break per i secondi 20 minuti. Attuali uguali da 2 punti, 9-21 per entrambe le squadre, la differenza l'ha fatta l'Exploit fino adesso, offensivo di Amedeo Della Valle, 5-5 a 3 punti per lui e Reggio avanti di 8 anche per questo motivo. Però d'altronde Amedeo è stato messo nelle condizioni di accendersi dalla squadra e poi quando si accende dopo ovviamente va anche per conto suo e va molto bene. Reggio ha anche difeso tutto sommato bene su Sassari, l'ho fatto concedendo solamente qualche rimbalzo offensivo di troppo, 7, anche se complessivamente sono anche rimbalzi figli di tanti errori a 3 punti di Sassari fino adesso, 4-12, perché difensivamente Reggio ha preso 14 rimbalzi contro i 10 di Sassari, comunque avanti di un 18-17 nel computo totale, che significa che comunque ha fatto un buon lavoro anche lì sotto. Si ritorna in campo, D'Ercole usato tantissimo da Pasquini nel corso del primo tempo, 8 minuti per lui sono tanti, con un canestro più lui di Carter per esempio, con Lacy, quello che è stato più in campo di tutti con 15 minuti, Bell, Sacchetti e Lideca. Dall'altra parte ci sono ovviamente Amedeo Della Valle insieme a Polonara, Cervi, Nidam e Strautins, quindi parte con gli stessi 5 Max Menetti. Proprio David Bell a gestire il possesso, primo della ripresa per Sassari. Esce Lacy, su di lui insegue Strautins, palla in post per Sacchetti contro Polonara, torna fuori da D'Ercole, cambia cedato la difesa, 6 secondi, 5 secondi, Lacy dovrà forzare contro Strautins, lo fa col tiro da 3 punti, gran canestro di Lacy, 12 per lui, e lui il Della Valle di Sassari fino adesso, che è quello che ha fatto qualche canestro fuori dal seminato di grande talento, e così che ha tenuto aggrappata la Dinamo almeno 5 ora. Cervi, ferma il palleggio, arriva Polonara, va Della Valle a prendere il consegnato, contro lui D'Ercole adesso, Della Valle palleggia, resta il tiro da 3, vuole ricominciare dove aveva finito, sbaglia, rimbalza in attacco conquistato da Reggio, però con Cervi prima e Nidan poi, era un buon tiro questo per Amedeo, però va bene a prenderli, deve continuare a farlo, Nidan da 3 anche lui, bomba di Derek Nidan,
sta passando dietro Sassari, sta lasciando questo tiro perché? Perché ha visto l'1 su 10 nella gara contro Caserta probabilmente, ma Nidam questa sera sta rispondendo meglio, nuovo più 8, Reggio bomba, risponde bomba, Lacy per linee esterne, doppia uscita per Bell, arriva Sacchetti per il pick and roll, Reggio va ad adeguarsi ma Sacchetti e Lideca giocano bene a due e Sacchetti segna i primi due della sua partita qua, molto brava Sassari prendendo vantaggio dal pick and roll, poi a gestire la palla molto bene. Nidam sale, Staudinson riceve, riceve Della Valle, Polonara per il consegnato, 8 secondi, taglio di Nidam in backdoor, fuori per Strautins, liberissimo da 3, sbaglia Arturs, tocca Cervi e conquista Sacchetti in un qualche modo, poi la perde, costando la linea, si arrabbiano tantissimo, il pubblico di Sassari si arrabbia tantissimo, però poi è lunga, dice ero qua, l'ho vista, chiedono di andare a rivedere l'instant replay, vediamo se intanto il replay ci aiuta. Sì, Sacchetti è tornato in campo, quindi l'impressione è che fosse palla di Sassari perché subito era fuori, però prima di riprendere è tornato in campo. In ogni caso Della Valle da 3, sbaglia, fallo e 3 tiri liberi per Amanda Della Valle, il fallo è di D'Ercole. D'Ercole e Della Valle vanno a chiarirsi, a parlare amichevolmente dopo questo contatto tra i due e questo ci fa piacere, ovviamente non sappiamo quasi siano detti. Primo fallo per Lolo D'Ercole, 3 liberi per Amedeo Della Valle. Segna il primo. Amedeo. Un po' fortunata negli episodi Reggio, ma ci vogliono anche quelli. A parte che non abbiamo rivisto il fallo su Della Valle, se ci fosse o no. Mi riferisco alla rimessa, ma d'altronde anche per esempio il secondo fallo di Cervi nel primo tempo era dubbio. Insomma, è chiaro che gli arbitri, non, qualche errore da una parte o dall'altra, lo fanno, ma mi sembrano tutto sommato abbiano arbitrato un'ottima gara fino adesso. Ma adesso però il pubblico è entrato in partita e gli arbitri fischiano fallo Della Valle che aveva rubato palla Bell dal palleggio, credo più per il mezzo fallo di prima che per il fallo attuale. In ogni caso 2 su 3 per Amedeo Della Valle che arriva a quota 19, 39, 47 il punteggio, 8 di vantaggio per Reggio, ancora Bell, vediamo adesso come si adatta al metro arbitrale. Reggio, Nidam la recupera, D'Ercole la riprende ma c'è il tocco con il piede di Derek Nidam e quindi il possesso resta comunque a Sassari. Brava Reggio comunque a restare aggressiva, è quello che deve fare la Grissimbone indipendentemente da tutto. Vediamo se si può riprendere, il tavolo a posto, si riprende, 18 secondi e palla per Sassari a fare questa rimessa. Alla fine Sacchetti riesce a ricevere D'Ercole, doppia uscita, si va da Bell, Piccarol con Lideca, Bell va dall'altra parte, sale anche Sacchetti, torna da Lideca che da lì non è pericoloso, allora va da D'Ercole, palleggio, resta tiro da 3 punti di D'Ercole, sbagliato, rimbalzo di Strautis, buona difesa reggiana, Nidam corre in transizione, va all'attacco ovviamente a difesa schierata perché si è accoppiata subito Sassari, Strautis attacca col Piccarol due volte, non sa cosa fare Arturs, va da Della Valle, 8 secondi, Amedeo, Bell gliela ruba dal palleggio questa volta molto bene, attenzione perché c'è un contropiede per Sassari con Lacy che torna fuori da Sacchetti da 3, segna, grande Sacchetti. Comunque Sassari sta mettendo più le mani su Reggio a livello fisico e ci sta, adesso Reggio deve reagire ovviamente non perdendo la bussola. Polonara rischia di farlo in questo modo ma la tiene in campo in un qualche modo. Sotto per Cervi che va a subire il fallo di Lideca, va in un'etta con due tiri liberi, bravo Nidam con calma e dice ai suoi giochiamo con calma, d'altronde è normale che sia così. Secondo fallo per Lideca, due liberi per Riccardo Cervi, aggiustato con la parte inferiore, assolutamente. Torna Kaukenas per Strautins. Kaukenas ancora a quota 0. Però insomma non ha giocato neanche tantissimo. Vediamo se si è tenuto il meglio per questo secondo tempo. Conoscendolo non ci stupiremmo fosse così. Bravo Cervi a far 2 su 2. Reggio ritorna al più 7. 49 a 42. Bell
Esce Lessi, attenzione perché lui adesso è pericolo numero uno, lì di calto basso con Sacchetti, qua Reggio fa un buon lavoro difensivo, bel, prende un tiro forzato da tre, lo mette, bravo lui, questo però era con la mano in faccia e forzato, un tiro che tutto sommato a Reggio non va neanche malissimo, diciamo così. Cervi lo mette per terra, vuole Della Valle, 10 secondi Amedeo, altro pick and roll con Cervi. Adesso sale il pressing falloso da parte di Sassari, la gente qua impazzisce, però ragazzi, infatti anche Pasquini dice ai suoi di restare calmi, perché questo non è giocare a basket, è giocare a rugby, e quindi prima o poi arrivano ovviamente le penalità, gli arbitri non possono esimersi, anche se questo credo sia il modo giusto per Sassari per provare a rimettere in piedi questa partita, cioè esagerare una fisicità. Anche l'idea si è girato verso il suo pubblico e ha aizzato la folla dopo il fischio precedente. Rimessa per Reggio, vediamo se Reggio comunque ha la capacità di restare lì. Fallo netto questa volta di Bell su Needham, e qua poco da dire, da protestare sul primo fallo però di Bell. 49-45 e altra rimessa per la Griffin Bonn. Quarto fallo già di squadra per Sassari, che in bonus manca 6 minuti 10. Questo è un aspetto su cui Reggio dovrà giocare, essere bravo a giocare assolutamente, anche perché poi il pressing ovviamente dovrà un po' limitarlo Sassari essendo già in bonus. Kaukenas, piccherò centrale con Cervi, attacca Rimas, tempo Reggio, si ferma, ribalta da Needham, deve tirare da tre Needham, lo fa da metà campo, sbaglia, rimbalzo di Lessi. Vediamo se cavalca l'onda Sassari con Lessi, subito Picarol con Lideka, si separa, va sotto da Lideka che va a schiacciare. Questa è una Sassari ovviamente molto più cattiva in questo secondo tempo, torna almeno 2, 49-47, ovviamente la partita è in equilibrio, ma non avevamo dubbio insomma che comunque Sassari non avrebbe mollato la presa. Kaukenas, fallo di Lessi, netto e liberi per Rimas Kaukenas. Quando dicevamo che questo è il modo migliore per attaccare una squadra col bonus, Rimas lo ha eseguito subito, d'altronde la sua esperienza è ovviamente un dato noto a tutti. Peccato perché sbaglia il libero Rimas, resta quota zero, ne avrà un'altra disposizione però il lituano della Griffin Bonn, la seconda partita dal suo nuovo esordio. 1-2, primo punto della partita, si sblocca Rimas, poi fuori Della Valle, dentro Bonaccini per Reggio, più 3, Griffin Bonn, 47-50, torna Stipcevic anche per Dercole, per Sassari, lo va a marcare Needham e Kaukenas prende Bell, 5 minuti e mezzo a giocare in questo terzo quarto. Pressing sulla rimessa, Stipcevic la va a prendere lontano aiutando Bell che era un po' in difficoltà, dice lui da playmaker, fermo il palleggio, va proprio da Bell, uscita di Lacy, fallo di Bonaccini, secondo fallo della sua partita, rimessa per Sassari, secondo fallo anche di squadra per Reggio in questo quarto. Farà la rimessa Stipcevic con 14 secondi a giocare per la Dinamo, sotto di 3, palla in mano. Bell riceve, attacca Kaukenas, prende il fallo in attacco Rimas. E poi attenzione che c'è un tecnico all'allenatore, Federico Pasquini. Poi io sinceramente non capisco molto l'atteggiamento di Lideka, che va sempre a izzare la folla quando arriva un fischio contro la sua squadra. Gli arbitri lo hanno visto, hanno fatto finta niente per due volte, però deve stare un po' attento anche Tao Lideka, perché non è secondo me un atteggiamento che molto costruttivo, ecco, izzare la folla. Adesso anche Pasquini lo fa, vabbè, comunque è chiaro che sa che la sua forza è questa, Sassari anche quella del fattore campo ovviamente, quindi prova a farne buon uso. Adesso Seghetti protesta contro Stipcevic che era andato a pressare troppo, l'ambiente si è scaldato un bel po', questo però è un bel banco di prova perché insomma è chiaro che questa è una partita che ha un'atmosfera da playoff già così di per sé, quindi vediamo come la impatta Reggio.
fino adesso sta andando molto bene, però ancora lunghissima. Cervi, esce Gaukenas, riceve adesso, va da Nidam, sotto per Cervi, 6 secondi, Riccardo contro Lideca, attacca, va su col semigancio, fallo di Lideca, due liberi per Cervi, terzo di Lideca, dentro anche Laval. Tutto sommato tutto questo, so se aveva rimesso in piedi la partita, poi si è innervosita in maniera esponenziale e tutto questo ha un po' fermato l'andazzo, la grande inerzia che era a suo favore, poi è ancora molto molto lunga, quindi insomma fa tempo a riaccendersi tutto ancora. Riccardo Cervi, ottavo punto della sua partita, ne avrà un altro a disposizione. Due su due per lui, 9 per Cervi, Reggio ritorna avanti di 6, 53-47, ancora lungo questo quarto, 4-54 per via ovviamente delle tante interruzioni legate ai falli tecnici e quanto è tutto ciò che ne consegue. Stipcevic fuori per Sacchetti che ribalta per Bell, buona difesa di Reggio, provo Polonara col fallo, bravo Achille subito ad accusarsene per fermare anche subito il boato, mettiamola così. Primo fallo e basta di Achille, torna Carter per Lacy, dal Reggio restano questi 5, è entrato solo, sono entrati Bonaccini in realtà e Kaukenas rispetto ai 5 unitari per Dalla Valle e Strautins. Stipcevic fuori per Sacchetti, 10 secondi ora, Bell, arriverà Laval per il pick and roll, lo gioca Bell, ripresa buona di Reggio, Bell forza da 3 punti, segna. Secondo canestro dalla spazzatura di talento di David Bell che è preziosissimo perché riporta Sassari almeno 3. Polonara prova anche lui da 3, sbaglia, Cervi vola, rimbalzo d'attacco, poi va su contro la Valle, sbaglia, peccato per Riccardo che aveva fatto una grande cosa, rimbalzo. Stipcevic in transizione, cerca Sacchetti, ecco ancora Bell, attacca a destra, Bonaccini, altro tiro da 3, altra bomba di Bell, mamma mia, David Bell, parità quota 53, risponde allo show di Della Valle al primo tempo, tutto da rifare, time out di Menetti, ma ci sta, è giusto così ed è una partita davvero bella e godibile indipendentemente dalla squadra che si tifi, perché lo spettacolo offerto dalle squadre in campo in questo momento è di alto livello. Time out chiesto da Max per ovviamente fermare un po' l'inerzia, per cercare anche di, credo, di rimettere un po' di calma e tranquillità ai suoi, dicendogli che è vero che Sassari adesso sta alzando un po' la bagarre della partita, ma è ancora lunga e si deve giocare a basket prima di tutto. Ne approfittiamo però per dire una cosa importante, cioè che forse li avete visti inquadrati alla regia in precedenza, ci sono anche gli Arzan quest'oggi a Sassari, sono in 18 e sono arrivati ieri sera per partecipare alla festa del comando, il gruppo dei tifosi organizzati di Sassari che ha festeggiato sia ieri che oggi poi con una premiazione all'inizio della partita i 15 anni dalla propria creazione. Sappiamo che c'è un gemellaggio tra i due gruppi ultra, gli Arzan e il comando, e allora hanno festeggiato insieme ieri sera e insomma che comunque in una ventina da Reggio vengano per prendersi un aereo, tutto ciò che ne consegue per una partita infrasettimanale, è un bel gesto, anche l'amicizia con il comando si riprende, vediamo come esce Reggio dal time out, lo fa con De Nicolao, posto i Bonaccini, quindi doppio play intanto. Nidam contro Bell, Piccarol con Polonara che poi riceve, attacca a sinistra, va su fino in fondo, stoppato da Laval, qua Achille ha sbagliato la lettura, poteva andare sotto da Cervi, invece ha voluto andare a tirare di sinistra, un tiro un po' difficile, anche se ovviamente Laval ha fatto una grande azione in aiuto. Fallo di Kaukenas per fermare il contropiede, primo fallo anche di Rimas. E Reggio non è ancora in bonus, come detto, ci andrà dalla prossima occasione. Bell, esce Savanovic che è entrato anche lui in campo dai blocchi ma non riceve, si va dalla Laval che torna da Bell, che è caldissimo. Temporeggia, torna indietro contro Cervi, altro tiro da 3, palo questa volta di David Bell. De Nicolao in transizione, si ferma perché non ci sono numeri, va con calma da Nidam che gioca 2 con Cervi, poi ribalta per Polonara che vuole Kaukenas, ancora Rimas, piccherò con Achille, su di lui Savanovic, lo attacca Kaukenas, va da Cervi,
poi ribaltamento per Needham, palla nell'angolo per il tiro da tre realizzato da De Nicolao, importantissimo questo canestro, ci vuole per il morale e per tutto per Reggio questo canestro, assolutamente brava Reggio a trovarlo in un qualche modo con grande caparbietà. Attenzione ancora a Bell, insiste, non ferma il palleggio, torna fuori a Savanovic da tre con la mano in faccia, segna anche questo però Sassari, che come detto è la squadra migliore in Serie A per percentuale da tre in questo terzo quarto, lo sta facendo vedere dopo che non l'ho fatto sicuramente nei primi due quarti, ma ce lo aspettavamo. La partita comunque ancora in parità, Kaukenas per De Nicolao, blocco di Cervi, giocano a due, Nicolao va da Polonara, da tre anche Achille, sbaglia, peccato perché Achille non è ancora entrato offensivamente in questa partita, però le sue sono scelte comunque positive, anche se purtroppo è 0 su 3 da 3. Dentro Reynolds e Della Valle per Reggio, fuori Needham e Cervi. Lacey, Carter, Stipcevic, Savanovic e Laval da una parte, De Nicolao, Kaukenas, Della Valle, Polonara e Reynolds dall'altra. Attacca Stipcevic fino in fondo, fuori per Carter, ancora Savanovic da tre, questo è sbagliato, la palla è di Laval, fallo di Reynolds a rimbalzo, si resta qui. Terzo di Jenny Reynolds, che deve riuscire con i gestisci che prima di farli dare questi 5 minuti di riposo a Cervi in modo che possa poi giocarsi gli ultimi 6-7 di fila, per intenderci. La Valle Lunette intanto segna, sesto punto della sua partita dalla linea della carità, ne avrà un altro a disposizione Gianni Laval, ex Roma, Milano, Cantù, 1 su 2 per lui, rimbalzo di De Nicolao. Si chiama lo schema corner, arriva Reynolds per il blocco, lo porta, poi fuori per Polonara, alto basso, riceve Reynolds contro Laval, va su, sbaglia, palla di Reggio perché l'ultimo tocco è proprio dello stesso Laval, qua ha perso il controllo del corpo Reynolds, forse anche con un contatto, però Reggio l'ha cercato subito perché sa che comunque per di sotto la sua potenza può essere molto utile. Qua esce Della Valle, Ricciolo riceve, Reggio ha anche bisogno ovviamente di qualche punto degli esterni, Kaukenas esce dai blocchi e sbaglia, purtroppo il tiro era il suo tiro, se ce n'è uno questo per Rimas Kaukenas, non è entrato, però era un'ottima scelta. Meno uno, qui siamo a 1.36 a giocare, Stipcevic attacca, torna fuori a Savanovic, attenzione perché è caldo, ancora Stipcevic contro Polonara, fallo di De Nicolao su Savanovic e quindi liberi per Savanovic. Adesso il bonus penalizza un po' anche Reggio dopo che ha penalizzato Sassari nel corso della prima parte di questo quarto. Sì, De Nicolao non si è tirato indietro, Savanovic lì è più grosso, fa sentire il corpo, non è una grande idea per mandare Lunetta perché è un ottimo tiratore di tiri liberi Savanovic, che è un giocatore che tra l'altro gioca molto meglio in casa che in trasferta. Uno su due, poi Laval prende rimbalzo, Reynolds cade, fallo di Kaukenas, altri due liberi. Adesso Reggio soffre ancora il rimbalzo, è importante in questo momento di difficoltà che Reggio riesca a fermare l'ondata, restare in partita, arrivare agli ultimi 5 minuti e giocarsela più o meno alla pari. La Valle Lunetta sbaglia anche questo, ne avrà un'altra a disposizione solito Laval, 58 in stagione dalla Lunetta, abbiamo visto infatti insomma non è precisissima, qua fa 1 su 2. 5-6-5-9, meno 3 Reggio, 1 minuto e 26 al termine, un terzo quarto difficile di sofferenza di Reggio, ma ovviamente ci sta. Kaukenas, ci sono anche gli avversari, sono di altissimo livello, Picarol con Reynolds in arrivo, Kaukenas attacca, poi va dall'altra parte, brutta palla per Reynolds che non può controllarla, fino in fondo la Valle, stoppato da Reynolds col fallo, altri due di liberi in arrivo di Laval, chiaro questo è il quarto di Reynolds, però tutto sommato ci sta, questa era una schiacciata, invece sono due liberi e quindi credo che tutto sommato sia una scelta non da penalizzare, ma al di là di tutto è, Reggio deve riuscire a ritrovare un po' di ritmo in attacco in un modo o nell'altro. Laval segna il primo, non è neanche andato lontanissimo dalla stoppata Reynolds, anche se
fallo ci sta, è netto. 2 su 2 questa volta per la Val, che invece punisce. Massimo vantaggio per Sassari, 61-56, 5 da recuperare per Reggio. Sale della Valle, riceve contro Stipcevic, sale anche Kaukenas, blocchi per De Nicolao, 6 secondi, Piccarò con Reynolds, attacca, ribalta fuori per Polonara che deve prendere tiro da 3, sbaglia Reynolds, lotta, De Nicolao conquista e sbaglia, peccato, quanti errori da sotto di Reggio, peccato, speriamo non debba rimpiangere, grande De Nicolao a recuperare questa palla per Kaukenas che va fino in fondo, questa volta segna Rimas. Un canestro fondamentale a 27 secondi al termine del terzo quarto di gara, un canestro che dà ossigeno a Reggio che adesso deve difendere bene su quello che sarà l'ultimo possesso perché non c'è discrepanza tra i due cronometri del terzo quarto, lo va a giocare Lisi. Piccarol con la Valle, attacca fino in fondo Lisi, perde palla. L'ultimo tocco è di Rimas Kaukenas, quindi sarà rimessa con Sassari con 4 secondi e 61 da giocare. I 5 del cronometro dei 24 in realtà non contano, essendoci nemmeno 4:61 sul cronometro della partita. Adesso credo uscirà la Val per mettere in campo Sacchetti. Pasquini lo fa per avere un giocatore più offensivo e perimetrale in questi 4 secondi rotti. Ancora la rimessa di Lisi, esce Carter da 3, sbaglia Kaukenas, rimbalzo De Nicolao, è buono il tiro di De Nick, sbagliato però. 61-58, soffrendo Reggio è lì in un quarto dove ovviamente ha pagato qualcosa, però è ancora in partita, c'è tutta una gara da giocarsi negli ultimi 10 minuti, non ci fermiamo per l'ultimo break. Si ricomincia, ultimi 10 minuti. Reggio sotto di 3, 61-58 in virtù di un quarto da 27-16 che ha fatto pari con il grande secondo quarto dei biancorossi che erano andati sul più 8. Adesso sono sotto di 3. Sono gli ultimi 10 minuti a giocare questa partita ancora tutta lì appesa e equilibrata. Tornato Cervi in campo per Reggio, anche Lesic. Nidam anche lui al posto di Kaukenas. Tre cambi ha fatto la Grissom Bon. Lesic cerca e trova Cervi sotto canestro contro la Valle, fuori per Nidam. Finta il tiro, vada della Valle, 4 secondi. Amedeo dovrà forzare fino in fondo della Valle. Segna lo scadere dei 24, bravissimo da Amedeo a non accontentarsi del tiro da 3, a sapere che la difesa lo avrebbe aspettato lì sul tiro da 3 e quindi per questo motivo ad attaccarlo al ferro. Dove ha avuto una prateria per arrivare fino in fondo. Carter per Stipcevic, Piccarol, Stipcevic palleggio, arresto, tiro sbagliato, Laval 11 punti a rimbalzo in attacco, adesso ovviamente rimbalzo in attacco in questa seconda metà un po' di più che nella prima, stanno facendo male a Reggio. Cervi, doppie uscite per Della Valle che riceve in realtà uno stagger orizzontale, poi va da Cervi che riesce a tenere la palla in campo in qualche modo, va in angolo dove Lesic fa saltare il suo uomo, prende il palleggio, resta il tiro, sbaglia e peccato perché era un buon tiro questo tutto sommato per Lesic. Ma i numeri 4 di Reggio stasera, Lesic e Polonara, stanno facendo davvero tanta fatica a impattare la partita offensivamente, ci sarebbe bisogno di uno squillo da parte loro soprattutto ad aprire un po' il campo dalla lunga distanza. Lisi fuori per Stipcevic, 6 secondi da giocare, arriverà la Val per il blocco, 5 secondi, Stipcevic la alza per la Val che vola e va a schiacciare, molto bravo Stipcevic, tempi e perfetti per questo passaggio, nuovo più 5 Sassari, 65-60, De Nicolao, Cervi per Della Valle, finta il tiro contro Stipcevic, fallo netto di Rok Stipcevic. Solo il primo della sua partita però. Fuori Carter che in questo periodo è un po' fuori dalle rotazioni di Sassari, non è di sicuro il giocatore più in forma in questo momento e anche lo si evince dai pochi minuti che ha a disposizione, però allo stesso tempo c'è invece un grande Stipcevic, c'è un grande Lisi. Della Valle esce ancora dai blocchi, attacca contro Cervi, si separa, prende il tiro da 3 punti, forzatissimo, sbagliato però, stavano scadendo i 24,
Reggio adesso si è proprio fermato offensivamente, ha bisogno di qualcosa che arrivi in un qualche modo da qualcuno in attacco, chiunque esso sia. Lo spasso di Laval contro Cervi, vediamo. Torna fuori Laval invece, va da Stipcevic che va consegnato, poi la lacrima è sbagliata, Laval a rimbalzo, la palla è di Needham in un qualche modo conquistata da Reggio, della Valle da tre non tira, attacca Bell che commette fallo. Secondo di Bell, secondo di squadra di Sassari. Comunque Amedeo continuando a fare una partita di grande dedizione, applicazione offensiva, sempre in triplice minaccia ed è lui ovviamente pericolo numero uno della difesa. Ancora lo stesso Amedeo a fare la rimessa. Needham arriva a Cervi per giocare a due, poi riceve profondissimo Riccardo e schiaccia. 11 per Cervi. Needham bravo a dare l'assist in questo gioco dove il piccolo blocco in lungo dopo aver ricevuto il blocco, insomma, il famoso screen the screener per usarla in termini americani, questa volta è seguito molto bene da Reggio. Della Valle esce un po' forte su Lessin, no, al limite del fallo ma non oltre, secondo la terna arbitrale. Stipcevic attacca, insegue Reggio, Stipcevic un fermo palleggio, torna fuori da Savanovic contro Lesic, 4 secondi, 3 secondi, Lesic non deve commettere fallo, deve solo difendere invece. Ovviamente commette fallo, troppo aggressivo qua, ma lo si capiva da quando ha ricevuto Savanovic. Con 5 secondi di giocare che l'avrebbe attaccato, ha cercato la palla 2-3 volte, poi gli arbitri gli hanno fischiato questo fallo di corpo, ma credo sia stata la somma dei vari contatti avvenuti durante l'azione. Iniziazione per Stipcevic, Picarol con Laval, palleggio adesso tiro da 3 di Stipcevic, bomba molto importante di Rok Stipcevic. 5 punti per lui, più 6, 68-62 per Sassari. Needham un po' sfidato al tiro, non tira, va da Cervi che torna da Needham, altro Picarol, attacca Derek, palla fuori per De Nicolao, sotto ancora per Cervi, stoppato da Laval che questa volta lo aspettava. Riccardo ha fatto una finta, ma in realtà Laval gli ha dato tempo di recuperare facendo quella finta lì. Se fosse andato su subito, invece, paradossalmente avrebbe potuto tranquillamente anche forse schiacciare. 4 secondi, la rimessa per Reggio, che deve cercare qualcosa di immediato. Esce dai blocchi della Valle, non riceve, riceve Cervi. 3 secondi, Needham, 2 secondi, 1 secondo Cervi. Fallo in attacco di Cervi o infrazione di 24, vediamo. Arriva comunque la persa per Reggio che chiama timeout giusto così, perché pian piano sta scappando Sassari e Reggio, se vuole restare aggrappata con le unghie e con i denti a questa partita, lo deve fare adesso ovviamente, ora o mai più. Vedete, quella finta di Cervi ha permesso alla Val di recuperare fino in fondo. A quel punto Riccardo avrebbe dovuto proprio aspettare ancora un po', o se no andare su subito, ma facile a dirsi, più difficile a farsi. Comunque, la realtà è che Reggio ha segnato solo 4 punti in questi 3 minuti e 40 secondi di ultimo quarto e ne ha segnati solo 16 nel terzo di quarti, quindi per forza di cose parte da un problema offensivo. La difficoltà reggiana in questa fase della partita. Però, insomma, 6 minuti e 20, 6 punti da recuperare, c'è ancora tutto il tempo per farlo. Reggio non deve demordere, rimette Polonara per Lesic, Menetti tiene Cervi, tiene Della Valle, tiene De Nicolao e Needham, quindi doppio play in campo. Dall'altra parte Belle, Laval, Stipcevic, Lacy e Savanovic sono i 5 che danno un po' più sicurezza a Pasquini, credo che sia il quintetto che sente più suo in questa fase della stagione e anche della partita, giustamente. Fallo di Needham su Bell, terzo del fallo della sua partita. Rimessa ancora per Sassari con Lacy, questa volta non viene pressato. Due falli a testa per le due squadre in questo quarto. Stipcevic si vuole Savanovic in post basso, lo si trova contro Polonara, Savanovic va su e segna. Lo lascia uno contro uno Reggio, in realtà Polonara ha anche difeso bene, ma qua è classe ovviamente, Verduzco Savanovic, classe pura. De Nicolao si ferma,
Torna fuori da Needham. Attacca Needham, sotto per Polonara, che va da Cervi, che segna. Brava Reggio a giocare a due con i suoi lunghi. 13 per Riccardo, che ha messo insieme un'altra grande partita. Tutto sommato, sperando che c'ha anche 8 rimbalzi nel suo score. Bell. Fuori per Lacy. Picarol in arrivo, che poi viene rifiutato. Lacy va in uno contro uno. Needham si avventa sul pallone. Lacy lo tiene in campo. Poi c'è sotto la Valle, che va a subire fallo da parte di Achille Polonara. Dove subito si spiegano. Ancora Bell, sotto per Savanovic, ancora l'uno contro uno. Vediamo, Savanovic fa ancora male a Polonara e si gira benissimo, fa altri due punti. E questo ovviamente è la chiave di questo momento della partita. Reggio non riesce a difendersi in questa situazione. Cervi non tira, va da Needham. Con calma Needham, però è tornata a meno 8. Aggressione in mano adesso, il massimo vantaggio per Sassari. Needham si ferma, perde palla, proprio dandola nelle mani di Savanovic, che Polonara era anche andato via, non avrebbe comunque ricevuto questo pallone. 4 minuti e mezzo, ancora lunga, ma adesso Sassari ha allungato le mani sulla partita. Reggio sembra un po' aver accusato il colpo, essere un po' frastornata anche come linguaggio del corpo. Si cerca ancora Savanovic contro Polonara e siamo sempre lì, uno contro uno di Savanovic, il terzo in fila, prende il tiro, sbaglia questa volta, rimbalzi della Valle, che prova a correre in transizione, subito Amedeo. Perde palla, palleggia sul piede suo, un po' sfortunato qua della Valle, il rimpallo premia Sassari. E allora nuovo time out chiesto a Menetti, che vede la partita sfuggire e prova a giocarsi le ultime chance. Il replay non ci dà possibilità di valutare, però in realtà la sensazione è che fosse, questa diretta che fosse passato proprio a Medeo a toccarla per ultima questa palla. 72-64, 8 da recuperare, palla però anche nelle mani di Sassari, quindi più 8 palle in mano per la Dinamo, in un momento ovviamente molto molto difficile per Reggio, che ha chiamato timeout 2 minuti fa, non è riuscita a dare un cambio di inerzia alla partita. Vediamo se ci riesce adesso, ma ovviamente è l'ultima occasione che ha la Griffin Bone prima di ovviamente soccombere sportivamente a una Dinamo che sta giocando comunque una signora partita. E abbiamo detto, ha giocato bene anche a Reggio, la verità è che la squadra è interpretata bene da tutte e due le squadre. A Reggio è mancato qualcosa fino adesso nel momento di maggiore difficoltà, lo dicevamo, bisognava restare lì aggrappati, parità negli ultimi 5 minuti, 4 minuti, invece adesso Sassari ha fatto un po' questo break e recuperare diventa difficile. Menetti continua con questo quintetto, quello con Polonara e Cervi insieme a Della Valle, Needham e De Nicolao, quindi col doppio play in campo. Dall'altra parte Lacy, Savanovic, Bell, Laval e Stipcevic. Bell gestisce il possesso, ecco Stipcevic, esce a ricciolo, Lacy non riceve, si va, vuole andare da Savanovic, questa volta Polonara anticipa e allora Lacy è costretto a giocare pick and roll con Laval, si separa, prende il tiro buttandosi indietro, è corto, è sbagliato, rimbalzo di Needham, vedete non ha ricevuto Savanovic, è dovuto andare al piano B Sassari e alla fine ha sbagliato, sembra fin troppo semplice. Cervi sbaglia, prende il rimbalzo, torna fuori, Polonara va da Needham che è libero da tre, non tira e Needham ha già esitato un paio di volte, adesso lo prende, il tiro da tre punti, ovviamente lo sbaglia perché poi esiti troppo, Polonara subisce fallo, a rimbalzo attacco, va in lunetta con due tiri liberi. Reggio in un qualche modo uscita bene al time out come intensità, si è mangiato un paio di canestri, però resta lì, riesce a capitalizzare se non altro con due liberi. Segna prima Achille Polonara, quinto punto a sua partita, il primo del secondo tempo dopo due segnati, se non vado errato, l'altro nel primo quarto. Uno su due però per lui, peccato. 72-65.
Lacy fuori per Stipcevic, Picarol con la valle in arrivo, Stipcevic, altro palleggio, adesso tiro da tre, bomba, e questa è una bomba pesante, pesantissima per Rok Stipcevic, più 10, massimo vantaggio Sassari, a 3.15 al termine. Della Valle riceve contro Stipcevic, va da Polonara, Needham alza la parabola molto bene, sbaglia, Cervia rimbalza da solo, ma sbaglia anche lui, qua Reggio rischia di rimpiangere questi errori da sotto in questo momento della partita, ovviamente, vabbè, non può che essere così. Stipcevic attacca, si ferma, fuori per Lacy, 6 secondi, la Valle in post, 5 secondi, torna da Lacy per il consegnato, Lacy palleggio, adesso tiro, segna, scappa forse definitivamente la Dinamo, più 12 a 2 minuti e mezzo. Reynolds e Kaukenas entreranno per Reggio, ma sembra che la Dinamo possa aver fatto lo strappo decisivo. Polonara riceve, prende il tiro da 3 punti, sbaglia anche questo, Cervi va in basso attacco, De Nicolao ancora da Cervi, dalla media segna Riccardo, bravo Riccardo, 15 per lui, 2 minuti da giocare, 10 da recuperare per Reggio, potrebbe anche cercare di salvare i 6 punti che aveva di vantaggio. Palla in attacco di Laval, deve pensarci anche a questo la Griffin Bonn. Dentro Reynolds per Cervi e Kaukenas per De Nicolao, direi, sì. 2 minuti, allora diciamo così, se il 10 punti in 2 minuti sono ovviamente difficili da recuperare, ma Reggio deve provarci, dovrebbe riuscire se non altro a salvare i 6 punti di vantaggio dello scontro diretto. Needham attacca, fuori per Polonara, finta il tiro, la mette per terra, fino in fondo, facile il ferro, bravo Achille, subito time out di Pasquini, ci sta, perché ovviamente Pasquini deve difendere la vittoria prima di tutto e poi questi 2 punti di vantaggio nella differenza canestri. Questi sono i 2 aspetti fondamentali. È chiaro che non puoi andare a dire a una squadra perdi di 6 e vinci di 8, perché è difficile, però alla fine poi bisognerà fare i conti. Ci ricorderemo quell'86-80 della gara d'andata, perché queste sono 2 squadre attualmente pari in classifica e non è escluso che ci arrivino anche a fine anno, insomma. Quindi è un aspetto importante questo. Indipendentemente da come andrà a finire, però diciamo la verità, senza Radore, senza Gentile, con un Lesic che sappiamo essere comunque sul mercato già da un paio di settimane per chiara ammissione della società, con un Reynolds appena arrivato, con un Kaukenas che viene a 6 mesi d'assenza, credo che questa sia una partita tutto sommato che, se non dimenticandoci del risultato, facciamo finta che non conti, che Reggio ha giocato bene, che Reggio ha interpretato come doveva fare, che rappresenti un passo in avanti per la Grissima. Poi è chiaro che alla fine finisce con una sconfitta, la quarta di fila, e non si può ovviamente far finta che non contino, anzi alla fine conta solo il risultato, però a pensare anche a questo per proseguire la stagione biancorossa. Reggio si mette a zona in quest'ultimo minuto e mezzo, con Kaukenas e Needham davanti, Polonara, Della Valle e Reynolds dietro. Bell ribalta per Stipcevic, Piccarol ancora, Stipcevic con l'ideca 2 volte, scivola, rischia di perderla, si inventa su lui Nida, ma anche Reynolds, e poi la recupera in un qualche modo Polonara, brava Reggio, con grande caparbietà è uscita da questo timeout. Kaukenas contro Bell, Piccarol con Reynolds, rischia di perderla Rimas, poi Reynolds la controlla, la mette per terra, viene in fondo, viene stoppato dal ferro, poi vede sotto Rimas che alla fine segna, un po' di confusione ma intensità per Reggio, questo è un po' quello qui di cui fondamentalmente c'è bisogno. Meno 6, 1 minuto e 8, ci può provare Reggio se non altro, continuare così fino alla fine, poi alzarsi e vedere quanto è il punteggio. Lacy si amministra un po' anche col cronometro Sassari, ma è fisiologico che faccia così. Lacy attacca, torna fuori, attacca ancora Reynolds, tiro difficile, segnato, bravo, bravo Lacy, poco da dire in questo caso, perché anche questo è un tiro forzato, ne ha messi tanti nel secondo tempo Lacy, autore di 16 punti. Needham attacca anche lui, si ferma, va da Polonara, prende un altro tiro da 3 a Achille, corto anche questo, niente da fare, quel tiro da 3 non vuole entrare,
Adesso attenzione perché 8 punti e Reggio deve pensare alla differenza canestri in questi ultimi due possessi, assolutamente, quindi non subire canestro e poi segnare. Stipcevic invece prende il tiro da 3 punti e lo segna. Allora va a farsi benedire anche la differenza canestri con Stipcevic che con 3 bombe micidiali di fatto ha chiuso la partita nel secondo tempo. Della Valle attacca un po' a testa bassa ovviamente, ma c'è poco da fare. A subire il fallo che lo manda in lunetta con due tiri liberi, però adesso meno 11 per Reggio che può diventare meno 9, arrivare al meno 6 diventa pressoché impossibile in 9 secondi. Della Valle può rimpinguare il suo bottino personale se non altro con i due tiri liberi, è arrivato a quota 21 a mezzo, giocando una signora partita. Poi nel secondo tempo Sassari lo ha anche ovviamente costretto a forzare di tutto e di più. Medeo sbaglia il primo libero. Segna il secondo. Didica e Reynolds, storie tese, però alla fine tutto a posto. Time out Dinamo che ha più 10 e la partita è vinta, 9 secondi a giocare. Poi ci sarebbe un più 4 sulla differenza canestri in 10 secondi. Non so, Reggio fa fallo sistematico oppure non è che ci sono tante altre alternative, però è chiaro che facendo fallo sistematico poi rischi di perderla magari di 12 o di 14 questa partita. Uno dice vabbè, ormai tanto la differenza canestri è andata, la differenza canestri totale conta anche questa, un po' meno, bisogna fare i conti anche col bilancino in queste cose. Adesso comunque vedremo cosa succede poi dopo, tireremo le somme di questa partita che comunque a livello di prestazione, al di là delle difficoltà ovviamente nel finale, ha visto una Chris Simone ancora una volta in crescita. Purtroppo però serve una vittoria, serve come il pane, per il morale, per tutto assolutamente, in casa reggiana. La prossima gara è lunedì sera contro Brindisi, ovviamente bisogna sperare che arrivi lì a questo punto, perché come detto deve togliersi l'avvoltoio dalla spalla Reggio. In ogni caso rimessa di Lessi per Stipcevic che viene pressato, raddoppiato da Kaukenas, fallo e lui è liberi. Passati dei secondi, però non è bonus ancora per Reggio, quindi alla fine passati dei secondi per nulla praticamente, adesso è bonus. Vediamo se Reggio prova a rubare dalla rimessa oppure fa semplicemente finire il tempo. È così, 82-72 vince Sassari. Reggio non demerita, diciamo la verità, ma non è ancora abbastanza per venire a vincere su uno dei parquet più difficili di questa Serie A. È la quarta sconfitta in fila per la Grissimbona, nonostante i segnali di crescita che ci sono stati, inutile negarlo. Quello che conta però ancora il fatto che alla fine non siano arrivati i due punti. Sassari supera Reggio in classifica che termina quindi quinta, ma bisogna guardare avanti, bisogna guardare. Lunedì prossimo la sfida contro Brindisi. È davvero tutto da parte di Davide Draghi, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito sulle frequenze di Grissin Bonchan. Nella linea può tornare alla regia, arrivederci.